Salve a tutti cari sconosciuti, io sono Ferriero, se preferite i Meloki, e in questo video della serie Plimps vi voglio parlare di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Avrei dovuto fare questo video tanto tempo fa, per un motivo o per un altro ho sempre rimandato finché è diventato troppo tardi. Tuttavia con l'uscita del primo DLC del Season Pass voglio cogliere la palla al balzo e parlarvi del gioco. Guardate bene, farò un video a parte in cui parlerò appunto del DLC di Stranger of Paradise, il primo DLC di Stranger of Paradise. In questo caso mi concentrerò sul gioco base, ignorando completamente quello che è il ribilanciamento e i contenuti del DLC. Questo perché non si tratta appunto di un aggiornamento gratuito, bensì appunto di un contenuto che si va ad aggiungere nel caso in cui si paghi denaro extra. Per cui se siete interessati soltanto al gioco base ed eventualmente se siete intrigati poi volete pensare al DLC, ci sarà un video apposito. Detto questo, cominciamo. Il trailer di annuncio di Stranger of Paradise aveva lasciato tutti abbastanza spiazzati. Si era già visto un po' quello che sarebbe stato Final Fantasy XVI, quindi le sue atmosfere più mature, più cupe, più violente, ma detto sinceramente sembrava persino un titolo che non era un Final Fantasy, quello che veniva mostrato a schermo in quel primo trailer d'annuncio. E controller alla mano, effettivamente la sensazione per le prime ore di gioco di Stranger of Paradise è un po' straniante. Questo perché, e va detto che come idea è geniale, Stranger of Paradise è sia una satira che una celebrazione del brand videoludico storico, che non è a caso ha celebrato i 35 anni proprio con l'uscita di questo titolo. Con la sua narrazione, Stranger of Paradise va a destrutturare tutti i luoghi comuni, gli stereotipi e gli elementi ricorrenti tanto del Final Fantasy che noi conosciamo quanto in generale del fantasy classico, e lo fa con una sfacciataggine in una maniera così quasi greve che probabilmente un fan di vecchia data resterà abbastanza confuso nelle prime ore di gioco. Non sto parlando di una sottile ed elegante metanarrativa che è comunque presente però in misura minima, sto parlando proprio di personaggi talmente calati nel loro ruolo e contemporaneamente completamente fuori dal loro ruolo da essere appunto diventati meme su internet. Mi riferisco chiaramente soprattutto al protagonista, mentre purtroppo per quanto riguarda il cast dei personaggi secondari sono tutto fuorché memorabili, sono vere e proprie maschere piazzate lì. Ed è un peccato. Badate bene, in questo video non farò spoiler, per cui non mi metterò a discutere la trama di Stranger of Paradise, però mi limito a dire che se ci si fosse sforzati un minimo, ovvero scrivere la sceneggiatura in due pomeriggi anziché uno, probabilmente alcune sezioni, alcuni filmati delle fasi finali dell'avventura sarebbero potuti entrare nel pantheon delle scene più memorabili della saga. Invece purtroppo sono solo un'occasione mancata. Al di là di tutto questo però, che ci crediate o meno, a un certo punto della storia, quella che sembrava una cafonata, diciamolo francamente, diventerà una storia incredibilmente complicata, per cui preparatevi nel caso a non trovarvi davanti un gioco così brain dead come potevate credere. Il che forse è anche in parte un difetto, visto che il titolo si ritrova a essere a un certo punto né carne né pesce, né un gioco che va a prendere in giro gli stilemi del fantasy, né un titolo ben spiegato e con una lore complessa, sfaccettata e soprattutto chiara. Si ritrova un po' a metà, per cui ci sono effettivamente delle spiegazioni extra, probabilmente ne arriveranno altre con i vari DLC, però comunque ci sono delle spiegazioni extra anche in un volume che ho acquistato, ma che purtroppo è solo in lingua giapponese, per cui ce lo teniamo così. Oltre a questo aggiungo il fatto che, al solito, purtroppo questo è un difetto di molti Final Fantasy, soprattutto degli ultimi anni, la localizzazione è un po' strana, visto che abbiamo il dialogo parlato, è presente sia in giapponese che in inglese, con traduzioni completamente diverse fra loro, alcune frasi sono proprio completamente diverse, e un italiano, quindi dei sottotitoli in italiano, la localizzazione dei testi in italiano, che si rifà un po' di più alla versione giapponese, quindi completamente diversa a ciò che viene detto in inglese,
quindi leggermente più vicino al giapponese, ma non è comunque uguale al giapponese. Quindi un italiano che gioca si ritrova con tre versioni diverse della storia, o meglio, non proprio della storia, però effettivamente ci sono degli elementi abbastanza drastici che vanno a cambiare. È inutile dire, questa cosa rende ancora più confusa la spiegazione di certi elementi di trama avanzati che sono un po' incasinati. Purtroppo, oltre al già cast secondario parecchio dimenticabile, aggiungiamo un limite tecnico-visivo, visto che di certo il punto di forza di Stranger of Paradise non è la grafica, men che meno le animazioni. Nonostante abbiamo dei modelli di mostri che secondo me sono molto validi, sono molto belli, è una bella interpretazione anche proprio di creature iconiche della saga, purtroppo per quanto riguarda i filmati, le animazioni dei filmati, è tutto estremamente rigido, spesso con delle inquadrature molto strane, proprio rigide, bloccate, molto fisse, e in alcune situazioni una inspiegabile fotografia pessima, proprio con dei punti luce che ti vanno a sparaflesciare in faccia, alterando tutti i colori. Alcuni momenti del gioco sono veramente pessimi dal punto di vista narrativo. Personalmente, anche per quanto riguarda il gioco base, fin dal suo lancio non ho riscontrato particolari problematiche dal punto di vista di prestazioni giocando su PlayStation 5. Non ho mai giocato al gioco su PlayStation 4, ma mi è stato riferito che sia su PlayStation 4 che su PC ci sono dei problemi di ottimizzazione. Il mio consiglio in generale è che se volete giocare Stranger of Paradise nella sua versione migliore, dovete giocarlo su PlayStation 5, dove ci sono dei caricamenti estremamente rapidi e dei cali di framerate pressoché inesistenti. Se giocate in modalità prestazioni, sacrificate ulteriormente la risoluzione, ma giocate a 60 fotogrammi abbastanza fluidi. Oltre a questo, c'è una cosa che dissi in sede di recensione per Eurogamer, ovvero che alcune sezioni di gioco avevano una fotografia estremamente fastidiosa, con dei colori troppo saturi e effettivamente delle luci un po' che stancavano la vista. Queste cose, vi dico, sono state patchate, a prescindere dai DLC, anche se avete solo il gioco base. Con delle patch è stata corretta la fotografia e l'illuminazione di alcune zone, per cui da questo punto di vista perlomeno questo difetto è stato eliminato. Anche per quanto riguarda le mappe di gioco, ogni livello si rifà a un mondo iconico della saga di Final Fantasy, e c'è un motivo, non è soltanto fanservice. Si è creata una buona varietà, non aspettatevi il level design complesso, visto che gli sviluppatori sono gli stessi, non aspettatevi un level design complesso e intricato come quello di Nioh o Nioh 2, aggiungerei meno male. I livelli sono estremamente lineari, una volta imparati, conosciuti, ci si muove abbastanza velocemente all'interno delle zone, però almeno dal punto di vista estetico-visivo c'è un'estrema varietà. Non è presente un open map, per cui sono tutti dei livelli distinti e separati fra loro. Un'altra cosa estremamente importante è che, a differenza dei titoli tipici di Team Ninja, quindi i recenti, comunque Ninja Gaiden, comunque Nioh, Nioh 2, Stranger of Paradise offre una selezione della difficoltà. Se volete fare il contenuto in game dovrete necessariamente pompare livelli di difficoltà e affrontare delle sfide di alto livello, ma se siete interessati esclusivamente alla storia potete tranquillamente giocare il gioco a difficoltà normale o anche facile, appunto la narrativa, e non avrete praticamente mai problemi. Tutto il comparto tattico di ottimizzazione dell'equipaggiamento potrete bellamente ignorarlo, considerate che quella componente di cui parleremo di ottimizzazione dell'equipaggiamento va considerata o negli ultimi livelli della difficoltà normale o di base a difficile, mentre a facile narrativo potete andare tranquillamente con un'ottimizzazione automatica premendo un pulsante, mettervi gli equipaggiamenti che trovate e buonanotte al secchio. Per quanto riguarda l'endgame del gioco base Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, si sblocca una volta terminata la trama la modalità caotica, che è una modalità ulteriormente più complessa rispetto alla difficile, che vi permette di affrontare quindi i stessi sfide, missioni principali e missioni secondarie a un livello più alto. Si può anche selezionare il livello, quindi utilizzando una speciale valuta che si ottiene appunto completando le missioni, è possibile incrementare ulteriormente il livello di difficoltà fino a un massimo di 400. In questa maniera chiaramente i nemici diventeranno più potenti, ma anche gli equipaggiamenti che otterrete saranno di livello più alto. Questo è chiaramente il farming fest, visto che vi ritroverete a ripetere più e più volte le missioni per ottenere un equipaggiamento di livello alto. Oltre a questo bisogna considerare
altri elementi per quanto riguarda l'equipaggiamento, visto che non esiste soltanto il livello ma anche l'affinità. Per quanto riguarda la gestione dell'equipaggiamento, delle classi, l'impiego dell'affinità, vi rimando un video guida che ho fatto appositamente su questo, per cui non mi dilungo qui in questa sede. Troverete nella schermata finale del video appunto il video di cui vi sto parlando suggerito, però appunto ci sono tanti fattori che portano a scegliere un equipaggiamento piuttosto che un altro e non è soltanto il livello. È anche possibile potenziare gli equipaggiamenti all'interno della fucina, però detto francamente la meccanica della fucina è una mezza cagata, è un residuo di ciò che era appunto il crafting in IOM, è stato implementato veramente male. La cosa importante da sapere comunque è che ogni pezzo di equipaggiamento presenta delle statistiche, degli effetti secondari e l'affinità, ed è appunto questo valore che è espresso in percentuale a permettere al giocatore, con una determinata combinazione di equipaggiamenti ottenuti, di attivare dei perk per la classe corrispondente, che non deve essere per forza la classe che state utilizzando in quel momento e che permette di ottenere appunto delle abilità passive o degli incrementi statistici. Chiaramente più di livello alto è l'equipaggiamento, più alta sarà la percentuale di affinità ottenibile e via discorrendo. Il vero punto di forza di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin è chiaramente il sistema di combattimento. È profondamente ispirato alle meccaniche di Neon Geo 2 e a volte anche abbastanza sfacciato, visto che abbiamo interfacce, animazioni, veri e propri asset che sono presi di pacco dei titoli precedenti di Team Ninja. Se li avete giocati ve ne accorgerete sicuramente, alcuni nemici hanno animazioni identiche. Tuttavia, al di là di questo riciclo, il risultato finale ha una sua identità e soprattutto è divertente. Il nostro caro Jack può attaccare i suoi avversari con degli attacchi fisici e magici, può schivare i loro colpi o pararli. Sia i nemici che gli alleati dispongono di una barra di logoramento che viene ridotta da ogni colpo che è messo a segno e che induce il crollo nel personaggio colpito nel momento in cui questa barra si svuota completamente. Oltre agli attacchi standard, che sono appunto quelli base o caricati tenendo premuto il tasto di attacco standard, è possibile eseguire delle abilità dinamiche con il tasto R2 che consumano i punti magia e possono essere sia abilità fisiche che abilità magiche. Questo ovviamente causano dei danni molto più elevati e aumentano notevolmente il consumo della barra di logoramento, portando più facilmente i nemici al crollo. Come si è già visto in Nioh, queste diverse combinazioni di R1 e R2 portano a eseguire mosse diverse, quindi il giocatore può abbinare attacchi e combinazioni in modo da personalizzare il proprio approccio al combattimento e adattarsi alla situazione. Ad esempio, in base alla creatura combattuta, magari è preferibile sostituire un attacco fisico con un elementale o viceversa. Chiaramente tutte le combinazioni di attacco cambiano in base all'arma equipaggiata. Tenendo premuto il tasto cerchio equivalente, io vi sto dicendo i tasti del controller PlayStation, ma capiamoci, il personaggio si protegge con lo scudo spirituale e nel caso in cui si subisse un attacco in questo stato, il danno sarebbe nullo e i punti magia massimi aumenterebbero. Visto che i PM del personaggio non sono fissi, ma aumentano man mano che si utilizza lo scudo spirituale, e a volte possono anche venire consumati. Vengono consumati nel caso in cui si venga sconfitti, quindi si vada a KO, o nel caso dell'utilizzo di abilità particolarmente potenti. Oltre a questo, parando alcuni attacchi specifici con lo scudo spirituale, questi vengono appresi come abilità istantanee, in pieno stile Mago Blu, che però hanno un numero di usi limitato, quindi non vengono apprese in via definitiva, ma soltanto temporaneamente. Jack può anche utilizzare un'abilità chiamata Lux, ce n'è una versione più potente che si sblocca andando avanti con la storia, e questo è un potere speciale che riduce la barra dei punti magia di 2 segmenti, però è molto utile nel caso si affrontino un gran numero di nemici contemporaneamente o anche un boss molto difficile da far entrare in crollo. Quindi, oltre alle mosse base, le mosse caricate, le abilità istantanee, tutto quello che ho detto fino ad ora, il giocatore, oltre a Lux, potrà usare fino a 3 tecniche diverse per volta, che sono selezionabili liberamente e che con un consumo di punti magia attivano degli effetti specifici e temporanei che però sono molto potenti. Ad esempio si può, non so, rendere la propria arma avvelenata per intossicare nemici, oppure provocarli affinché concentrino la propria offensiva sul protagonista, cosa che in realtà non serve, oppure molto più
utile viceversa, quindi diventare temporaneamente invisibili ai nemici affinché loro perdano l'attenzione del protagonista. Tutte queste combo, tecniche, effetti secondari si sbloccano evolvendo le classi. Queste si suddividono in classi base, avanzate e supreme, e ciascuna ha le proprie abilità uniche e armi equipaggiabili. Più complessa è una classe, maggiori ovviamente saranno i requisiti richiesti per sbloccarla, però ovviamente risulterà più potente. Ad esempio, il ladro richiede una certa padronanza dell'assalitore, però il saggio, che per me è la classe più forte di tutte, sarà ottenibile solo potenziando il mago nero e il mago bianco, che sono a loro volta delle classi avanzate derivate dal mago. Mi rendo conto che a parole è tutto un po' complicato, però vi assicuro che controllare alla mano è molto semplice e intuitivo, anche perché il gioco ha un ottimo tutorial che spiega tutto quanto, possono anche essere recuperati in un secondo momento nel caso ci si sfugga qualcosa, e quindi alla fine tutto risulta estremamente dinamico e divertente, visto che durante il combattimento il giocatore può alternare in tempo reale fino a due classi, e questo può creare tutta una serie di combinazioni possibili, visto che nel gioco base abbiamo oltre 30 classi disponibili che avranno le loro armi, tecniche, combo e affinità. Per cui va detto che da questo punto di vista nulla da dire, Stranger of Paradise è veramente profondo, strategico e divertente. C'è una feature del tutto opzionale, ma che comunque vi assicuro l'ho anche provata, è divertentissima, non sottovalutatela, ovvero la modalità multigiocatore. Il gioco di base è un single player, ma vi assicuro che guadagna 1000 punti se giocato in compagnia. Si può giocare fino a un massimo di 4 giocatori contemporaneamente e si possono affrontare insieme praticamente tutte le missioni del gioco, principali o secondarie. Chi ospita la partita, quindi Lost, ha il controllo di Jack, mentre gli altri due assumono le sembianze di un altro membro del gruppo, però di base si tratta solo di skin. Vi troverete la vostra build che avete scelto, quindi non cambia assolutamente nulla. Va anche detto, mi pare che con un aggiornamento è stato reso possibile anche per chi osta la partita la possibilità di utilizzare altri giocatori, però ed altri personaggi, però è veramente irrilevante da questo punto di vista, è solo una scelta estetica. Per cui Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, per quanto mi riguarda, nella sua versione base è un vero e proprio cristallo grezzo, visto che va a reinterpretare l'approccio videoludico che abbiamo già visto nei due Nioh, declinandolo in chiave Final Fantasy e con una narrazione che sì, è un po' strana, manca di tante cose, però è particolare, è unica, e non vi nego che io comunque, volente o nolente, a Jack mi sono affezionata, ai suoi compagni assolutamente no, però a Jack sì. Manca però di una messa lucida, di quel pizzico di coraggio in più, o forse semplicemente non ci hanno creduto abbastanza. Per questo, chi ha seguito la mia serie Blind Run su YouTube potrà confermarlo, da praticamente metà gioco, ma forse prima, non ho fatto che ripetere voglio un sequel di questo titolo, a budget più alto e con un po' più di fiducia, perché è una struttura che può funzionare. Ci sono tuttavia delle problematiche di bilanciamento che purtroppo sono tipiche di Team Ninja, che se non li tieni sotto sedativo e li lasci fare impazziscono, vanno tenuti al guinzaglio, ma di questo ne parleremo nel video apposito in cui parleremo appunto del primo DLC del Season Pass. Per quanto riguarda il titolo base, salvo effettivamente dei sistemi un po' rottini, soprattutto nei livelli più avanzati della modalità caotica, per quanto riguarda il titolo base, nelle sue modalità per persone normali, ovvero per persone che non sono come me e non perdono 70 ore a farmare soltanto nel gioco base perché sono ossessive e compulsive, il gioco è fruibilissimo e divertentissimo. Non sarà il migliore Final Fantasy, non sarà sicuramente un titolo appunto iconico, io in sede di recensione per Eurogamer gli diedi un 7, però ragazzi fidatevi, è veramente veramente divertente, per cui magari non volete acquistarlo a prezzo pieno, posso anche capire, però dategli una possibilità e soprattutto, se ne avete l'occasione, giocatelo online, perché oltre al fatto che proprio il sistema di stanze, di scelta dei livelli è fatto molto bene, quindi non è come Pokémon per intenderci, funziona bene, il multiplayer è divertente. Detto questo, fatemi sapere nei commenti se lo conoscevate, se l'avevate già giocato, se vi ha stupito, se vi ha deluso, insomma ditemi la vostra. Io vi rimando sia al video guida che ho fatto per parlare in maniera un po' più approfondita del gameplay del gioco base, che appunto al mio prossimo video in cui parlerò del primo DLC del Season Pass. Detto questo, vi ringrazio per l'attenzione e noi ci sentiamo o ci vediamo in un prossimo video.